Mauro, a me non piace il termine diversità, ma in questo caso lo usiamo perché c'è uno spirito, una determinazione che fuoriesce e i telespettatori lo coglieranno. Ma tu come la vivi la diversità? Beh Paolo, io più che diversità vivo proprio questa caratteristica. C'è chi ha i capelli biondi, c'è chi ha i capelli castani e c'è chi vive una condizione che non è, diciamo, di normalità. Bisogna capire questa cosa nella vita, che non è facile sicuramente, perché le difficoltà ci sono, soprattutto in questi periodi, con la crisi piuttosto che con la perdita del lavoro, poi una malattia improvvisa piuttosto che una morte improvvisa in famiglia. Sono caratteristiche che ti temperano veramente la vita. Però bisogna rendersi conto che è una, la nostra vita è solo una, quindi dobbiamo viverla al meglio e soprattutto togliere tutto quello che possiamo togliere da questa vita, quindi dare il massimo con quello che si ha. Cos'è che ti ha dato la forza per superare il grosso ostacolo della problematica che ti si è presentata? Beh, sicuramente mia moglie, perché se si avvicina una persona a cui si vuole bene e che ti ama, di risposta, inizia già a vivere meglio, insomma. E Claudia sicuramente è stata la mia ancora, la mia salvezza, la famiglia, gli amici, gli amori, gli affetti, insomma, che erano intorno a me, e dopo gli affetti quelli un po' più grandi, che è la fede, insomma, perché la preghiera mi ha aiutato tanto a trovare un perché anche di questa condizione. Un bel giorno la tua vita è cambiata completamente, cos'è successo? E la mattina del 31 agosto del 2005, all'altezza di Dalmine, alle 4:30 circa, un camion si è messo davanti a me e non mi ha dato precedenza. Lui non aveva acceso i fari, io probabilmente distratto l'ho tamponato, quindi non ho avuto neanche modo di rendermi conto di cosa succedeva, e ho avuto una lesione midollare, quindi ho rotto due vertebre della colonna vertebrale, altezza T4, T5, e da lì sono stati una serie di problemi e di passaggi tra ospedale, riabilitazione, fisioterapia, e alla fine mi trovo in questa condizione, però insomma siamo qui. Un incidente è risultato essere una ripartenza con una serie di stimoli, come quello che lo ha portato a diventare in breve tempo il primo maestro di sci alpino diversamente abile. Ora Mauro, impegnato su più fronti, occupa parte del suo tempo incontrando i giovani di tutta Italia, esortando loro a riflettere prima di avventurarsi alla guida. Dal 2010 ho anche un bambino di 3 anni e questa cosa mi ha portato a dire: oh ragazzi, fate attenzione, perché sulla strada ci sarà anche mio figlio, quindi se voi non avete cura della vostra vita, liberi di farlo. Ma il problema è che il tessuto sociale è formato da tante persone, e se uno sbaglia probabilmente pagano tanti altri per colpa di questa persona, e non è giusto.